Rieccoci tornati alla rubrica in cui viene trattata la storia dei giochi olimpici, ovviamente in ordine sparso perché è più divertente. Oggi parliamo dei giochi olimpici di Amsterdam che si sono svolti nel 1928 e che sono stati la nona edizione olimpica e per una serie di ragioni sono stati anche veramente molto innovativi sia per quanto riguarda i giochi olimpici in sé sia per quanto riguarda le novità dell'atletica, ma adesso le scopriamo insieme. Ma prima di iniziare voglio darvi una curiosità che a me ha sempre fatto ridere, cioè quando sono iniziati i giochi olimpici, il villaggio olimpico, gli alloggi non erano ancora finiti e tra questi alloggi non finiti c'erano quelli dell'Italia. E infatti la spedizione azzurra ha dovuto alloggiare in un piroscafo, che se non lo sapeste è praticamente un'imbarcazione che vi sto mostrando adesso a schermo. Mentre per quanto riguarda la pista d'atletica siamo stati abbastanza fortunati perché la pista in sé è stata conclusa solo 2 giorni prima dall'inizio delle competizioni. Se vogliamo parlare un po' di numeri, questa edizione è stata leggermente un passo indietro rispetto alla precedente di Parigi del 24, perché ci sono stati circa 200 atleti in meno e anche 3 sport in meno, ma comunque si è riusciti ad aumentare il numero di nazioni partecipanti, infatti si è passati da 44 a 46 nazioni. E gli atleti però sono stati addirittura meno di 2900. E una enorme particolarità per quanto riguarda i giochi olimpici che è in vigore tutt'oggi è il fatto che durante la sfilata delle nazioni, durante la cerimonia di apertura, in testa al gruppo c'è la Grecia, segno di rispetto e di onore, se così vogliamo dire, alla patria dei giochi olimpici antichi. Inoltre questa edizione olimpica si può considerare moderna perché è stata la prima edizione in cui c'è stato un main sponsor e per la prima volta nella storia dei giochi olimpici lo sponsor è stata la Coca-Cola. E poi vabbè, è stata anche la prima volta in cui si è strutturato il programma olimpico in 16 giorni, tradizione che non è più stata tolta. Ma veniamo finalmente alla nostra atletica perché ci sono state novità veramente importantissime e che avranno conseguenze in tutta la storia dell'atletica. Infatti per la prima volta è stata definita la distanza di un giro di pista e finalmente è stata fissata a 400 metri e non più a caso come era inizialmente. Infatti per dire nei primi giochi olimpici la distanza era di 333 metri, c'è stata un'edizione, quella di Parigi del 1900, che era di 500 metri, non si capiva niente, praticamente ogni gara partiva da punti sfasati rispetto alle altre piste del mondo, mentre finalmente è stata standardizzata la lunghezza della pista, anche se ancora per decenni troveremo piste diverse. Poi una novità che purtroppo non è stata mantenuta successivamente è un nuovo regolamento per quanto riguarda la falsa partenza. Infatti non si viene più ammoniti o squalificati, ma quando si fa una falsa partenza si arretra a seconda della distanza di gara. Per esempio nei 100 metri si arretra di circa un metro, mentre nei 1500 metri si arretra di 10 metri. Ed è una cosa veramente molto bella che secondo me aumenta addirittura lo spettacolo piuttosto che squalificare le atlete. Però vabbè, poi comunque in ogni caso alla seconda falsa partenza non si arretra ulteriormente, ma si va direttamente a casa, il che secondo me è un ottimo compromesso. Poi una novità di quel periodo nell'atletica, cioè l'invenzione dei blocchi di partenza inventati nel 27, non è stata introdotta all'interno dei giochi olimpici perché considerati troppo vantaggiosi rispetto alla solita partenza, anche se in realtà poi verranno utilizzati finalmente solo dal 48, perché aiutano non solo a partire bene, ma soprattutto sono molto utili per vedere una falsa partenza. Ma secondo me la cosa che fa veramente capire che questi giochi olimpici sono la prima edizione veramente moderna è il fatto che finalmente alle donne è stato permesso di partecipare alle competizioni di atletica. Ok che erano veramente poche le donne che hanno partecipato, erano solamente 101 e solamente in 5 gare, contro per esempio le 22 gare che avevano gli uomini. Le 5 gare a cui hanno potuto partecipare le donne sono state 100, 800, salto in alto, lancio del disco e staffetta 4x100. Poi ovviamente in tutte queste gare, eccezione fatta per i 100 metri, è stato anche siglato il record del mondo femminile. Però non è tutto oro quello che luccica, infatti ci sono state 2 pessime novità per quanto riguarda i giochi olimpici del 28. Infatti sono state tolte dal programma olimpico sia la marcia in toto, sia la corsa campestre. Poi fortunatamente la marcia verrà subito reintrodotta nei successivi giochi olimpici di Los Angeles del 32, mentre per quanto riguarda la corsa campestre è sparita totalmente dai radar
e dopo 100 anni siamo ancora qui a discutere su una sua eventuale reintroduzione, ma è sicuro praticamente al 99% che a Parigi nel 24 non vedremo la corsa campestre, dovremo aspettare ancora altre edizioni dei Giochi Olimpici. Anche se io spero effettivamente che la corsa campestre venga introdotta nei Giochi Olimpici invernali, che sono più in linea rispetto al periodo in cui si svolge la corsa campestre, piuttosto che farla correre nel pieno dell'estate. Ma questo è un altro argomento. Entrando proprio nel vivo delle competizioni, parlando un po' delle gare, parliamo prima dell'atletica femminile. E secondo me è stata interessante la gara di 100 metri perché prima gara olimpica nella storia femminile e su 6 partecipanti subito 2 sono state squalificate per doppia falsa partenza. Una di loro si è messa anche a piangere rallentando di diversi minuti tutto lo svolgimento delle gare, mentre l'altra si era arrabbiata tantissimo, si è girata verso il giudice, le ha fatto il segno col pugno alzato e gli ha detto che era un totale incompetente, quindi proprio due diversi approcci rispetto a una falsa partenza, che è spettacolare come cosa, l'avrei voluto vedere in realtà. E poi alla fine ha vinto la 17enne Betty Robinson, statunitense, che ha fermato il cronometro a 12 secondi e 2 decimi e ovviamente tempo manuale, tempo che attualmente non consentirebbe neanche di arrivare in finale ai campionati italiani allieve. Bellissima come cosa, un po' come i primi giochi olimpici maschili in cui si è vinto in 12.0, tempo attualmente considerato ridicolo per una finale olimpica. Parlando di atletica femminile, è stato un grosso problema la gara degli 800 metri perché ci siamo trovati di fronte a un caso enorme di fake news. Infatti in realtà la gara si è svolta senza problemi, le atlete sono arrivate al traguardo, ha vinto chi di dovere, e il problema è stato il dopo, perché diversi mass media hanno detto che durante la gara degli 800 metri le donne si sono sentite malissimo, che hanno fatto fatica e altre cose di questo genere, e praticamente da queste fake news il comitato olimpico si è convinto che per le donne fosse troppo difficile la gara degli 800 metri e infatti venne totalmente eliminata dal programma olimpico, e stessa identica cosa per tutte le distanze superiori agli 800 metri, che saranno precluse per moltissimo tempo alle donne ai giochi olimpici. Infatti gli 800 metri ritorneranno soltanto da Roma nel 1960, quindi ben 32 anni senza un'edizione olimpica con distanze superiori agli 800 metri per le donne. Una vera follia, considerando che è stata una gara normalissima. Parlando di atletica maschile, è particolare il podio dei 3000 metri siepi perché è stato interamente conquistato dalla Finlandia, con in realtà anche il miglior tempo di sempre sui 3000 siepi appunto, però non è stato omologato come record del mondo perché a quel tempo non era ancora standardizzata la gara delle siepi, quindi c'erano magari gare in cui c'erano 20 siepi, nell'altra ce n'erano 32, in un'altra le siepi erano un po' più alte, in un'altra un po' più basse, praticamente era un casino totale la gara dei 3000 metri siepi e quindi era impossibile all'epoca stabilire un record del mondo. Infatti poi la gara dei 3000 metri siepi avrà come record del mondo il primo stabilito nel 54, perché è solo lì che verrà standardizzata la gara in sé. Particolare il fatto che il secondo arrivato in quella gara dei 3000 siepi è stato il 31enne Paavo Nurmi, che all'epoca significava essere anche abbastanza vecchi nell'atletica, superare i 30 anni, ma lui in quell'edizione riesce anche a portarsi a casa il secondo posto nei 5000 metri e il primo posto nei 10.000, arrivando così a 9 ore conquistati in 3 edizioni olimpiche differenti, il che lo rende l'unico atleta del XX secolo capace di conquistare così tanti ori in atletica ai giochi olimpici. A proposito di questo argomento, finalmente a fine anni 20 cominciavano a vedersi un po' gli stessi nomi in più edizioni olimpiche. Finalmente gli atleti cominciavano a ritornare dopo 4 anni a svolgere le gare in atletica. Segno questo che pian piano sia le Olimpiadi sia lo sport in generale stava acquisendo sempre più importanza nella vita delle persone che, anche se non erano atleti professionisti, volevano comunque ritornare ai giochi olimpici. Nei salti è da citare il record mondiale realizzato dal giapponese Mikio Oda, che nel triplo ha saltato 15 metri e 21 centimetri. Nuovo record mondiale, ma soprattutto prima storica medaglia d'oro per un asiatico nell'atletica e primo oro olimpico giapponese in tutti i giochi olimpici. Però di Miki Oda realizzerò un video a lui dedicato perché secondo me è una storia molto interessante, quindi vi chiedo di avere un po' di pazienza e di aspettare la pubblicazione di quel video, che parleremo appunto benissimo di Miki Oda. Per quanto riguarda l'Italia, è stata una ben magra spedizione quella di Amsterdam del 28,
Ma comunque c'è il fatto positivo che la maggior parte degli atleti erano giovani. Infatti poi nel 32 Los Angeles molti di questi atleti otterranno degli ottimi risultati. Ma comunque non erano proprio tutti giovanissimi, perché nel martello abbiamo avuto Armando Poggioni, un atleta 39enne che aveva dominato in Italia nel martello dal 26 al 30. Che tra l'altro è stato anche il miglior piazzamento azzurro in questi giochi olimpici perché è arrivato quarto nella gara di martello. Per concludere il video voglio lasciarvi con una curiosità che non c'entra assolutamente nulla con l'atletica, ma che potete raccontare benissimo ai vostri amici per fare un po' i fighi, gli acculturati. Anche se poi in realtà probabilmente diranno solo ma perché tu sai questa cosa, ma questo è un altro discorso. Avete presente il simbolo dei parcheggi, quello con la P disegnato in bianco su sfondo blu? Questo è un simbolo praticamente mondiale, riconosciuto in tutto il mondo, e la prima volta che è stato utilizzato proprio per segnalare un parcheggio è stato ai giochi olimpici di Amsterdam del 28. E con questa cosa che probabilmente non interessava a nessuno concludo il video e vi ricordo di iscrivervi al canale caso non l'aveste ancora fatto, e vi ricordo che esiste Pillole di Atletica anche su Instagram. Con questo vi auguro buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare, e ciao ciao ciao.